Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani e siamo in compagnia di Irene Testa. Irene Testa è una passionaria della lotta per le carceri, per l'amnistia in Casa Radicale e le chiediamo, siamo alla seconda giornata, un pochino come le sembra che stia andando questo comitato? Ma come dire, insomma, mi aspettavo forse un po' più di chiarezza e magari una maggiore assunzione di responsabilità da parte di chi ha delle responsabilità e quindi da certa parte della dirigenza di Radicali Italiani. Non mi sono piaciute le relazioni né del segretario né del tesoriere. E mi auguro però che nel corso delle ore, insomma, questo dibattito si faccia più intenso, perlomeno. Irene, intanto uno degli argomenti, diciamo, prima di corridoio era il cappottino di Irene, che è splendido, e questo è importante perché, insomma, sappiamo che ci sono gli argomenti degli appuntamenti radicali, che sono quelli là nelle aule e quelli nelle sale e quelli nei corridoi, e questo è stato uno degli appuntamenti nei corridoi, interessante questo cappottino simpatico con delle palle colorate. Senti Irene, passando dal serio al faceto al serio, i voti, ne parlavamo proprio prima qui davanti alle scale, i voti dei detenuti, i radicali in qualche modo hanno un'aspettativa che possano averli? Guarda, solitamente diciamo che da parte dei detenuti e delle famiglie dei detenuti non si è mai avuto un buon riscontro, però io credo che invece il dato della raccolta firme che c'è stata, insomma, due settimane fa, diciamo, in Puglia o in altri istituti dove si sono raccolte le firme per la presentazione della lista, parli da sé, nel senso che quasi 500 firme prese in Puglia da parte dei detenuti significa che una partecipazione c'è, cosa che non si era mai vista prima, quindi io immagino che anche queste sottoscrizioni possano poi corrispondere a un voto verso i radicali. Ne sono convinta per il lavoro che è stato fatto e per i riscontri che nel corso di questi anni abbiamo avuto. Non si era mai visto neppure da parte dei familiari dei detenuti partecipare a iniziative tra virgolette politiche o nostre, tra l'altro, e invece ci sono state. Pure la marcia del 25 aprile è stata da questo punto di vista un riscontro positivo, perché quella piazza era piena di 2.000-3.000 persone che erano prevalentemente familiari dei detenuti, no? Quindi quella base sociale che noi tanto abbiamo cercato e che può contribuire in questa lotta. Certo, le cose da un altro punto di vista non sono andate bene, per cui non avere la lista Amnistia, Giustizia e Libertà in molte regioni del nord significa anche che molti detenuti e molti familiari non potranno comunque votarla. Irene, peraltro tu sei stata membro della direzione di Radicali Italiani, però ti sei dimessa. Ecco, ci vuoi commentare un pochino questa tua decisione? Guarda, mi sono dimessa perché innanzitutto non mi è piaciuto, sono tante le cose che non mi sono piaciute negli ultimi tempi, non mi è piaciuto per esempio l'ultimo congresso che c'è stato di Radicali Italiani, non mi ha fatto piacere vedere un segretario e un tesoriere che, voglio dire, è palese, è chiaro che tra di loro non c'è accordo, non c'è squadra, non c'è sintonia, non sanno lavorare insieme. Mi sono stufata di sentire un tesoriere che parla di cifre economiche, l'altro che propone iniziative però non si possono fare. Da resto, tu sei il tesoriere, tu hai delle responsabilità, cioè se l'autofinanziamento non si è fatto in maniera sufficiente non è comunque colpa mia, e quindi già si sono presentati secondo me non bene da quel congresso. Nella raccolta delle firme, per esempio, anche loro hanno delle responsabilità, perché le associazioni e non me la prendo con i compagni che non hanno raccolto le firme o che non se la sono sentiti, un po' per il tempo che era troppo poco, un po' per via di questo possibile accordo con Storace, ma me la prendo con chi appunto aveva le responsabilità di sondare prima e di cercare di capire quali erano anche le difficoltà che si trovavano in una certa associazione, quindi magari rafforzare lì dove magari i militanti non erano sufficienti. Invece tutto questo non è stato fatto, così come non si è fatto un comitato di Radicali Italiani prima
dalla raccolta firme. Insomma, in fondo questo era un film scritto in qualche modo, perché già si sapeva, sono state fatte delle riunioni con le associazioni poco prima della raccolta delle firme, e già lì c'erano i malumori, si era visto chiarissimamente che molti non ci stavano. Però devo dire che si limitano anche segretario e tesoriere a evidenziare che questa raccolta non è riuscita, voglio dire, soltanto nel Piemonte e nel Veneto, in Veneto, quando invece ci sono anche altre realtà che non hanno contribuito a raccogliere le firme. Io per esempio in Sardegna le ho raccolte praticamente da sola, è supportata e aiutata da Maria Isabella Puggioni e Paolo Ruggiu. Ma per esempio dalla lista Amnistia, Giustizia e Libertà in Sardegna si sono levate 6 persone, quindi dall'Associazione Radicali Cagliari. Io non lo so se qualcuno ha chiesto a questi compagni perché, si ha chiesto le motivazioni. Io, da quello che ho capito, tutto questo è accaduto dopo l'accordo, il presunto accordo con Storace. Dopodiché però, insomma, comunque è una cosa grave, perché in Sardegna per esempio rischiava anche di decadere la lista, perché se noi andavamo sotto il numero di 9 candidati, quella lista, pur avendo le firme, non si sarebbe potuta presentare. Ma poi ci sono anche cose che sono magari delle piccolezze, che però come dire, non sono poi scelte politiche. Per esempio io raccoglievo le firme, ero l'unica che aveva in mano il quadro della situazione in Sardegna, mai una volta sono stata chiamata per un collegamento a Radio Radicale per dire come stava andando la situazione, cioè voglio dire, quindi questo da parte, per dire, il tesoriere che faceva questi collegamenti non è una scelta politica, non chiamare Irene Testa, è una simpatia, frutto di una simpatia e di un'antipatia, e così sta andando avanti ormai questo movimento dei radicali italiani. Cioè per simpatia e antipatia? Sì, sì. Ho capito, Irene, sono parole abbastanza pesanti e gravi, speriamo che in qualche modo si trovi una soluzione. Io me lo auguro che si trovi una soluzione, per dire, io mi aspettavo sì, anche che appunto i nostri rappresentanti di radicali italiani, qui mi riferisco al segretario, al tesoriere e anche al presidente, in qualche modo rassegnassero le loro dimissioni, mentre invece mi pare che siamo lontani anni luce dall'assumersi responsabilità. Grazie Irene Testa, ricordiamo segretario dell'associazione Il detenuto ignoto. Grazie ancora.